Mamma mia, assassini proprio così. Così mi volete venire a dare un bacino? Troppo vicini, state lontano, ho bisogno dei miei spazi. Sono claustrofobico, non lo sapete? Lasciatemi il mio spazio. Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di BTT6 FPS. Io come sempre sono Manolax, oggi proviamo la sfida Impopable. Vediamo con quante vinte iniziamo. 80 vinte, bisogna arrivare fino al round 100. Quindi abbiamo da sconfiggere il bad questo giro. Questa volta seguirò il consiglio di uno di voi, cercherò di utilizzare i potenziamenti del boomerang. Quindi ci vediamo tra un po' quando ho superato i primi livelli e ho abbastanza soldi per comprarmi il boomerang. A dopo. Ah, e mi avevate anche chiesto di cosa succede se vado in mare? Semplicemente niente, c'è un muro invisibile che non mi permette di andare più basso di così, ma vediamo se... Sì, là è la fine del mondo e quando il mare diventa più alto, che c'è l'alta e bassa marea delle onde, si vede sotto. All'inizio, le prime versioni che avevo giocato, potevi andare in fondissimo e cadevi praticamente fuori dalla mappa, quindi è stato un po' aggiornato mettendo un muro invisibile. Tutto qui. Rieccomi qua, round 19, vivaio di banane fatto al penultimo livello, l'ultimo costa 20.400, un sacco, e con 1.500 dovrei riuscire a comprare facilmente il boomerang. Quindi boomerang per 390. Vediamo. Ma li tira dritti o li tira in verticale? Lo tiene così e dopodiché lo lancia così. Però è bello perché va avanti e dopo nel caso colpisce anche dietro. Se torna. Bello, bello, bello. Fatto bene. Mi rimane stato un po' perché all'inizio sembra lo tira dritto e dopodiché viene lanciato in orizzontale. No, aia. La prima vita persa, fuck. Ok, stupido tombino. Ad esempio, non si riesco a... Se torna... Torna... No, aspetta. Dai, vieni qua. No, non è difficile, ci sono riuscito una volta, per sbaglio. Aspetta, allora faccio così e mi ricordo. No, no, è difficilissimo. È difficilissimo. Dai, così, qui. No, perché si distrugge, scompare un secondino prima. Ah, no, vabbè. Però rischio di... Va anche sottoterra. Adesso gli alberi. Ok, abbiamo capito com'è il boomerang base. Abbiamo abbastanza soldi per comprarci che spara più velocemente. Ok, vediamo. Voglio. Non ce l'avrò mai, vero? Beh. Devo dire però che ha una buonissima penetrazione di un sacco di palloncini. Fa sempre un solo danno, però. Meglio della scimmietta sparafreccette 000. Non è che ho guardato le strade alternative, però. Mi piace che ha anche un. Non è stretto con un solo puntino come uno sparafreccette in cui. Come lanciafreccette che colpiva soltanto il punto al centro in cui lanciavo, che colpisce anche un po' a destra, un po' a sinistra, quindi. Stanno facendo quei palloncini, stanno cercando di accerchiarmi. Voi andate a sinistra. Seguite gli altri, tutti in fila, sennò come faccio a esplodervi? La cosa strana però è che non c'è mica, quindi portata infinita come gli altri. Però va bello distante comunque. Compriamo allora anche il potenziamento successivo. E quindi abbiamo il permacharge, quindi carica permanente. E abbiamo... Cos'è? Star Wars? È un Jedi? Quindi decisamente bisogna andare con permacharge, dopo vediamo quello che costa di più, diventiamo
un Jedi. Ok, sembra interessante. Speriamo sia molto potente contro i dirigibili, se siamo un po' fregati. Questo cosa fa quindi? Non lo so. Ha una penetrazione maggiore? Spero. Comunque, il boomerang attualmente è la 00 migliore. Beh, appena compri il boomerang diventa è il più forte, secondo me, di base. Vediamo se abbiamo abbastanza soldi per poter comprare il livello successivo. 1920. Ok, boomerang bionico. Non mi piace tanto il braccio. Sembra fatto un po' male. Però decisamente spara molto velocemente. Aia. Bello. Poi non avendo tanta penetrazione torna. Perforazione torna anche indietro. Non ce l'abbiamo ancora abbastanza perché era 4.000 mi sembra. 24 dovrebbe esserci quello invisibile. Vediamo dove arrivo. L'ho già distrutto. Livello 25. Vai. No, stavano per colpirmi. No. State distanti. Bello. Interessante il boomerang. Che tornano indietro. È fatto bene, dai. Voglio però la carica permanente che diventa un unico fascio immenso. Sarebbe molto bello. Abbiamo abbastanza soldi per comprare la strada successiva, che costava 4.800. Carica turbo. E come prossima cosa potenzio di nuovo il vivaio di banane. Vediamo. Quanto spara velocemente. Bellissimo. Bisogna riuscire a sparare dritti però. Perché se spari un po' basso bisogna riuscire a colpirne il più possibile. Vediamo. Ok. Rischiano di avvicinarsi, ma se siamo abbastanza bravi ce la facciamo a tenerli distante. Facendo così praticamente si fa una zona in cui ci sono i boomerang che tornano di nuovo indietro, quindi colpiscono sempre qualcosa. Ho perso un'altra vita. Fuck. No, allora passano perché passano. Però vediamo Mari con la carica permanente se spara molto più velocemente. Attualmente però rimane solo un spara più velocemente, niente di che. Ok. Piacerebbe che facesse un po' più di danno a ogni singolo colpo, invece no, ne fa solo uno e vabbè. Comunque contro il piombo se la cava bene, dai. Era quasi la foresta dei pugnali volanti quando ne spari tanti e ti torno. Ah, sembra brutto. È strano che non si uccida da solo. Molto bello. Speriamo poi che con la spada laser riusciamo a fare più di un danno a boomerang lanciato, perché no, ce ne vogliono un po' per distruggere il bed, per esempio. Perché devi fare 20.000 danni, devi fare uno alla volta, devi fare 20.000 colpi ed è complicato. Ok, vediamo il round 39 assieme, come se la cava. Io vorrei provare questo giro a evitare di comprare il potenziamento che fa vedere i mimetici, tanto per verificare la mia teoria che i DDT dopo saranno invisibili. Rischio di morire, certo, ma è un dubbio che mi perseguita, quindi vediamo se riusciamo a sopravvivere fino a quel momento. Tanto però il boomerang anche qua con carica permanente, carica turbo, è molto potente. Non c'ha
non c'ha grandi cose, vediamo poi semplicemente la carica permanente, che posso comprare anche l'ultimo livello delle banane azzurre. E vediamo il primo mob, quanto ci mettiamo a buttarlo giù. Ciao zanzara. E facendo uno alla volta ce ne vogliono 200 colpi. No, forse meno. Forse non... No. Forse meno. O ha un potenziamento per il mob che gli fa più danno, oppure il mob non ha 200 punti vita come penso. Sembrano quasi più duri ceramica rinforzata rispetto a un mob. Quanti colpi serve per distruggersi? Però non è vero, non è vero. Attualmente non ci sono stati alcun mob. Ho messo tutto molto velocemente perché non c'era niente di interessante. Tra poco siamo ai 42.000 per il prossimo livello. E continuiamo ad andare avanti semplicemente. Stavo per morire male contro tutti questi ceramica perché stavo facendo veramente una farm di rigeneranti. Ero veramente incasinato, però guarda quanti sono. Però ce la facciamo, non preoccuparti. Sta girargli attorno. Giri attorno, gli fai diventare scemi. Piano piano li distrugge. Non capisco. Ah sì, quando effettivamente quando sono troppi non capiscono più dove sei e vanno principalmente nella tua vecchia posizione dopo 10 secondi prima e quindi riesci a girargli intorno. Almeno è quello che mi sembra di ricordare. Solamente quando sono tanti però, perché il gioco fa fatica a calcolare tutte quante le posizioni di tutti quanti. E abbiamo anche i soldi per comprare la prossima classe di boomerang, ossia il carica permanente. È cambiato che c'è semplicemente un tubo verde a destra e forse sono tre frecce verdi piuttosto che due. E vabbè, vediamo quanto carica permanente c'è. Posso dire che non sono super mega iper soddisfatto? Non lo so. Non lo so. Ok, spara velocemente, ma... Fai più danni almeno, aspetta. Ah no, ok. Gli hanno aumentato i danni a minimo 3. Perché i verdi li distrugge subito. Che guardo da verde e scompare. Questo qua fa blu. Sì, fa 3 danni. Ok, abbiamo almeno triplicato i danni e spara più velocemente. Ok. È un po' interessante perché se erano gli stessi identici danni ero un po' dispiaciuto di com'era. Furru. Ne spara praticamente molte, tante, però è molto bello. Andiamo adesso contro i mob quanto ci vuole. Spererei molto poco. Molto, ma molto poco. Vieni qua. Ah, stavo cercando di distruggere i palloncini e ho distrutto per sbaglio anche il mob dietro.
Ok. Va bene. Ce n'era mica alcun altro di mob. Vabbè, niente. O l'ho distrutto all'inizio quando, prima che uscisse dal tubo. C'è niente, no? Tanti invisibili, ma vabbè. Superata anche questa. Mob, vai. Molto nice, molto nice, molto nice. Molto potente, ok. Boomerang molto potente. Ok, round 59. Sto ancora avendo un po' di problemi contro i palloncini invisibili perché mi danno un po' fastidio perché non li vedo bene, però. Diciamo che quando diventano palloncini viola si vedono molto meglio. Oppure quando mi metto basso e si notano bene con lo sfondo azzurro. Però vabbè. Sì, riesco comunque a gestirli. Adesso farei semplicemente il BFB fatto con questo boomerang e dopo potenziamo e facciamo la spada laser. Vediamo quanto ci vuole. Colpisce due volte effettivamente perché c'è andata e ritorna. Facilissimo, 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 facilissimo. Compriamo il prossimo livello. Allora, vendiamo tutto. Boomerang, boomerang, boomerang. E Plasma Ranks. Chissà che cos'è. Ah, mi piace che tiene il guanto per tenere, perché è il plasma. Vediamo, 96.000. Vediamo quante banche. No, non ci sono qua. Sui 17.000. Vabbè. Vediamo, quindi siamo tornati un po' indietro, ma vediamo. No, no, fa due danni, mi sembra. Aspetta, da giallo a blu, giallo, blu, sì, fa due danni. E cos'altro? Quanti danni fa? Quanti? Spara lento, 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 lento. Prova a fare, forse aspettare così tanto per arrivare a un potenziamento così scarso. È duretta, però ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Vediamo quante ore ci vorrà per distruggere tutta questa ondata, ma dai, su. Quindi ha aumentato il danno e vediamo se ha aumentato. Speriamo abbia aumentato anche la perforazione. Tanto per farlo un po' più potente, perché sennò se mi davi più uno di danni non è tanto. Dai, 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 dai. Non sono ancora riuscito neanche a distruggere neanche un mob. Però ce la faremo prima o poi. Dai, muori. Ok, primo andato. Secondo andato. Un sacco di blu, ma proprio 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 un sacco. Esattamente che con un colpo riesco a farli fuori, ma ce ne sono comunque tanti. Bisogna vedere quanta, come prima, perforazione ha. Dai, dai, dai. Distruggi tutto, distruggi tutto, tutto, tutto. Il round più difficile della vita, dai, su, 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 muori. Morite tutti. Finiscono più. Non mi piacerebbe che tipo la spada laser deve fare tipo 45.000 danni almeno all'ultimo livello, però almeno prossimo che spari leggermente più velocemente faccia boh, 5 danni, visto che non spara mica veloce quanto una carica permanente. Vediamo. Mi piacerebbe. Però la mod
il gioco non l'ho fatto io, non so che cosa ha messo come statistica, quindi quello che c'è dobbiamo accettare. Dai. Dai. Affogo sta scimmia tra poco. Finita. Quindi. Bello. Bello. Da chiusa la lanci, quindi. O è un'arma che fa a destra e a sinistra? Ah. Ok, quindi parte da chiusa e la lancia e diventa, si apre. Pensavo che diventasse quasi come un un'arma da utilizzare come spada, invece niente. Vediamo quanti danni fa. No, sicuramente più di due. Non ho presente quanti danni ci sono da fare ai viola per farlo diventare blu. 4 mi sembra. Quindi abbiamo raddoppiato di nuovo come minimo i danni. Au. Ci sono anche i mob, quelli invisibili. Mob rinforzati. Un sacco di palloncini. Ok. Fatta bene. Strano che si sia inventato un'arma che non esisteva nel gioco originale. Forse lo sviluppatore è un appassionato di Star Wars, ma va bene uguale. Più che altro c'era il Glaive Lord, quindi il Glaive Lord che non so come si utilizzava. E quell'altro che comunque andava dritto. Sì, di Boomerang non potevi mica fare Glaive Lord, a meno che proprio non programmavi che il proiettile seguiva tutti quanti i palloncini. Capisco quindi la scelta di utilizzare una spada laser. E quindi Plasma Sword Master, ossia quella master, ossia che c'ha sia a destra che a sinistra il laser, quindi dovrebbe fare il doppio dei danni, o almeno decisamente più larga. Fa parecchi danni visto che trasforma direttamente il piombo o anche ceramica con un solo colpo. Di danni ne fa parecchi, perforazione dovrebbe averne tanta. Bella, bella. Già così è molto bella. Direi anche più potente della carica permanente. Faceva solo per 3, anche se sparava molto velocemente, ma qua ha un raggio più largo, quindi colpisce più palloncini. I ceramiche li trasforma già in blu, farà una decina di danni tipo, cosa del genere. Quindi super 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 positivo. Mi piace. Quindi ci tocca già potenziare all'ultimo, visto che abbiamo anche i soldi. Dark Lord adesso è quella rossa come lama e vediamo quanti danni fa. In due colpi distrugge un mob. No, devo riguardarlo. 1 2. Aspetta, ha visto che va avanti e indietro. Se vado. Ah sì. Riesce a distruggerlo. Ecco, a questi rinforzati ovviamente ne serviva il doppio dei danni, ma con un avanti e un dietro riusciva a distruggere totalmente un mob. Estremamente potente. Quanto fa quindi? Boh, 50 danni? Allora, tutti i palloncini quindi li dovrebbe distruggere in un colpo. Non dovrebbe avere più nessun problema di alcun palloncino. Il lag è ridotto. Basta più o meno puntare in quella direzione e sicuramente si colpisce qualcosa. Anche no, e allora il ceramica. Oddio, quanta roba. In ceramica gli serve un doppio colpo. Vediamo un mob, un colpo solo. Sì, ah, quando torna indietro gli fa il restante dei danni che gli manca per essere distrutto. Bello, bello. Bello. Strano che i ceramica li trasformi in questi qua, però
non... Anzi, è meglio così perché sono lenti. Si trasformavano magari in palloncini rosa o qualcosa di simili. Era un problema perché mi correvano più addosso. Fantastico, 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 fantastico. Invece no, adesso li trasformo in gialli. Ah, perché sono rinforzati, giusto. Aia. Aia, che colpo che mi ha dato. Rimbalzo distantissimo. Bisogna resistere altri 33 round. Siamo a metà. No, a un due terzi del percorso. Però attualmente ce la stiamo cavando molto 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 bene. Questa qua è potentissima. Mi piacerebbe però che fosse accesa la lama anche in mano. Mi piace come non faccio rumore. Quando colpisco questi qua, non c'è il pop come c'è in questi qua. Fa così tanto danno che li scioglie. Che altro? Questi qua fa rumore. Ma quelli. Anche questi qua fa rumore. Non lo so, non capivo perché quelli arcobaleno non facesse rumore. Stranissimo. Però era una strana sensazione, tipo, ti aspetti il pop invece. È come sì che ci fosse così tanto caldo come un inferno che non fa neanche pop, semplicemente svanisce. E questi qua che sono invisibili proprio. Non esisti, non siete neanche fare pop. Guarda. Ah, adesso sì che fanno pop. Ma non capisco perché alcuni sì e alcuni no. Adesso sì. Boh. Il gioco si sarà dimenticato di far pop, ecco. Mamma mia, assassini proprio così. Così mi volete venire a dare un bacino. Troppo vicini, state lontano, ho bisogno dei miei spazi. Sono claustrofobico, non lo sapete? Lasciatemi il mio spazio. Eccoci qua alla conclusione del round 79. Molto, molto easy peasy. Vediamo adesso contro lo Zomaigod. E poi ci sono gli ultimi 20 round per terminare questa sfida che mi sta decisamente piacendo perché il boomerang è molto potente. Vediamo quante banane ci sono qua. Un sacco di soldi. Vediamo lo Zomaigod, eccolo qua. Lo scorso vecchio boss, ma questo giro secondo me va giù molto ma molto più facilmente. No, dovevo farle che erano tutti e tre di fila, così esplodevano tutti quanti insieme. Però veramente, veramente potente. La potenza. E quindi adesso superiamo e vediamo i round successivi. Un sacco di BFB, ma veramente tanti. E solo BFB, neanche un palloncino. Au, mi ha fatto 20 danni. L'ho toccato e mi ha fatto 20 danni. Quindi posso ricevere solo altri due tocchi da un BFB? Pensavo di essere ben distante, invece mi ha fregato. Con la carica permanente, comunque, questo qua sarebbe parecchio, parecchio, parecchio difficile. Invece con qui il Jedi, easy peasy. Allora, bisogna stare super attenti. Ho solo 31 vite. Sto qui in fondo. Aspetto che si avvicinino tutti quanti. E poi vedo la strada. Che strada usare? Ok, adesso che sono venuti tutti per di qua, io posso starmene qui sulla sinistra. E con calma li faccio fuori tutti quanti. Morite, morite, morite. Uccidete il capo di quest'isola. Fatta anche questa. Mi piace proprio che i mob vadano giù con un solo colpo.
Però devo dire che da come è complicato buttare giù questi Zoom My God, il round 98 la vedo lunghetta. Vedo lunghetta. Spero di riuscire a sopravvivere ma incastrarmi in simili, perché se faccio un minimo errore, secondo me, posso anche lasciarci le penne prima del round 100. Ok, adesso siamo al round 90. I DDT crescono. Sono visibili o invisibili? Io dico che sono invisibili, dai, che lo sviluppatore l'ha fatto bene. Quindi sono molto trasparenti. Yes, li ha fatti bene. E adesso che abbiamo visto che sono invisibili, voglio comprare quello per vedere i mimetici, per vedere come sono fatti, se sono fatti veramente bene o un pochino no. Ok, bene. Compriamo il potenziamento supporto per invisibili e vediamo al round successivo, al 93, come sono fatti. Però mi sembravano molto veloci, che riuscivano a raggiungermi, no, però sarebbe stata solo una bella sfida che correvano più di te e rischiavi di, se non stavi attento oppure se non li distruggevi molto in fretta, che ti colpivano. Ecco i DDT. Come ce n'è uno invisibile? Ehi, non vale? Non vale? Ho comprato il potenziamento. Alcuni invisibili, alcuni no. Non capisco perché. Ma va bene uguale. Andiamo. Un piccolo missile. No, è veloce. Tanto... quanto noi, mamma mia, secondo me mi faceva più di 30 danni e quindi stavo per morire malissimo solo perché volevo guardarlo bene. Non devo più rischiarla così. Mamma mia, quanto brutta l'ho vista. Quanti sono, sono troppi, aiuto. Come fa una singola scimmietta a riuscire a sconfiggere tutti questi? Vabbè che è una scimmietta Jedi, ma non vale. E chissà se mai, se qualcuno è mai riuscito a finire questo gioco usando solo la scimmietta la scimmietta lancia freccette. Posso dire che se ha iniziato è ancora lì, perché non può, ci vogliono troppi secoli per distruggerli. E se poi uno Zoom My God è così grosso, il bed cos'è, tipo tutta l'isola? Mi aspetto qualcosa del genere. Poi mi chiedo ancora come facciano ad uscire da questi buchi tutte quelle cose così enormi. Sono molto contorsionisti. Oh, un'altra serie di DDT adesso. Mamma mia. Dai, ho 500.000 di soldi. Basta, fammi combattere contro queste cose. Basta. Bisogna stare super attenti, super attenti. Ci sono ancora quelli invisibili. Non serve, basta. Basta, ho già comprato il potenziamento.
strani che sono con la fortificazione di Oh My God. Non li calza proprio bene, sono un po'. Gli è un po' larga. Ma va bene così. Chissà quanti mila colpi gli servono adesso per distruggerli. Dai, distruggo prima i BFB dietro che lo Oh My God qua. Dai, su. Non incastrarti sulle cose, dai. Non posso perdere così alla fine. Ok, adesso il round 98, quello con più dirigibili e danni da fare. Oddio, ti spingono avanti per avere un'accelerazione in più, non vale. Statemi distanti. Tutti distanti. Devo stare nell'acqua per sopravvivere, se no non ce la farò mai. No, ho già iniziato a distruggere i mob. Ho detto volevo prima distruggere tutti quanti i dirigibili grossi e poi farli fuori, invece no. No, devo stare più vicino all'acqua perché se mi incastro sono finito. Fortunatamente gli Oh My God non lasciano passare tutti quelli dietro, quindi ok. Riesco a colpire tutti gli Oh My God vicini? No. Guarda, 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 sapeva dove andavo, prevedeva, lo Oh My God prevedeva dove volevo andare e girava più a destra del previsto. I BFB qua invece li ho fregati malissimo. Tutti vicino all'acqua, vicinissimi a me. E tu, quanti colpi ti servono ancora? Basta. Dai, 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 dai. Morite tutti quanti. Mettiamo un paio di mob e poi ce l'abbiamo fatta. Tutti i palloncini qua non sono assolutamente un problema. Ed è fatta. Perfetto, perfetto. Round 99. Un sacco di DT, per piacere basta che siano invisibili. Quelli due non sono invisibili, questi qua non sono invisibili, perfetto. Amici, vi serve troppo danni per morire, dovete morire un po' più in fretta. Ok. Decisamente più facile del 98. Ok, molto più facile del 99, nessun problema. Adesso round 100. Vediamo da dove esce il bed. Da là in fondo. Gigantesco. Viola. Con un miliardissimo di danni da fare. Volevo utilizzare la scimmia ufficiale per sconfiggere il bed, non questa laser. Mamma mia quanto grande è. Occupa tutta la mappa praticamente. Ok, quindi utilizziamo il boomerang, la carica turbo, e vediamo quanto dura o quanto è difficile distruggere il bed con la torre ufficialmente pensata da Ninja Kiwi. Pini al centro, please. Occupa tutto il cielo praticamente, mamma mia che ombra enorme, e andiamo. Sparando molto più velocemente dovremmo riuscire praticamente a distruggerlo prima di quello laser, almeno era questa la mia idea iniziale. Siamo comunque parecchi. Stavo per incastrarmi. Dai, non posso morire alla fine. Non vuole andare giù, eh. Non vuole andare giù. Basta. Hai capito, ti faccio danni. Ma non troppi.
andiamo avanti, che ti devo dire? 45.000 danni. Qualcuno mi può dare una mano, questo non vuole morire. Che di base dovrei fargli anche tipo il doppio dei danni, perché i boomerang dopo tornano indietro. Inizio a dubitare che inizia a fargli, che gli faccia danni. Secondo me gli sto facendo il solletico. Eccolo, finalmente. Dai, ditti, morite, 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 morite. Quanti danni gli serve? No! No, no, troppi, troppi, troppi. Troppi danni ai DDT, troppi. Ma buono. Siamo verso alla fine di questa modalità impossibile, ma è stata possibile. È stata una lunga avventura, durata circa 1 ora e 40. Ed è quasi conclusa. Dai, su, 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 basta, basta. Dai, morite, morite, morite. Ok, e adesso è impossibile morire, sai perché? Venitemi addosso. Ah, 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 ah. E ah. È finita anche questa partita. Fantastico, con 22 vite rimaste, vittoria anche con la sfida più difficile. Scrivetemi nei commenti quale volete vedere tra, cioè, la scimmia lanciafreccette, il ninja e la super scimmia rimasta ancora da vedere. Scrivetemi nei commenti cosa volete vedere e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!